sappiamo adesso. La nostra destra e la nostra sinistra, quindi. Beh, sì, certo. Sì. All'ultimo duca. Il duca Filippo. Il duca Filippo, che è stato il più longevo, è morto a 90 anni. Come la più longeva è stata Adriana Carafa, che pure è morta quasi novantenne. E come mai ha due dame? Anche lui si è sposato due volte. La prima dama è Antonia Dentice, è alla sua sinistra, alla sinistra del, e poi c'è Angela Capano, che dal cognome si presume sia anche una solo Pachese, sì. Perché Capano è un cognome come Frascadore ancora, sì, ancora attuale. E il duca si è fatto valere, diciamo, nel suo rettorato, come dire, nel suo governo, perché c'è un episodio simpatico di quando volevano fondere la campana, volevano prendere la campana di Telese, e lui sobilla il popolo di Solopaca, che praticamente parte, se la va a prendere, la fondono, e dicono le cronache che addirittura era seconda solo a quella del Duomo di Benevento. Io ho sempre pensato che per aver fatto questo tutto in fretta doveva avere un bel ascendente sui solopachesi, perché altrimenti non l'avrebbero seguito così. Quindi, diciamo, è stato un duca abbastanza in gamba. Molto probabilmente la usarono per il nostro campanile, perché in quel periodo si fu completato, nel 1794, infatti di scuola la vitelliana, sì. Quindi anche il duca Filippo qui diciamo è rappresentato un po' giovane, diciamo, però ci è piaciuto questo personaggio perché appunto è vigoroso, è diciamo un personaggio di tutto rispetto, ed è Claudio Barone, accompagnato dalla sua ragazza che è Tonia Vaccarella e da Concetta Viscusi, che noi ringraziamo e salutiamo. Voglio dire due parole anche qui sugli abiti: quello del duca è quello originale del 98, quello di Angela Capano, cioè di Concetta, è ancora quello originale, sebbene arricchito di pizzi perché era stato un po' modificato, che regalò la signora Fucci col CIF alla Proloco di allora. E invece l'abito di Tonia è fatto da lei, dalla sarta Silvia, che ringraziamo e apprezziamo per la bella fattura. È un abito nuovo che fa la New Entry quest'anno. Anche questa corte è accompagnata da due dame. Una è la sorella del ragazzo che ha fatto il duca Bartolomeo II, si chiama